cosa? Sto vedendo quel cazzo di cosa che c'è su il manichino. Sì. Ciao fans, approfittiamo di questo momento in cui siamo tutti e due in macchina insieme per parlarvi del problema dei guardrail. Fondamentalmente consiste nel fatto che se scivoli anche a 30 all'ora e prendi uno dei pali di sostegno che tengono lì la struttura, è come andare contro a un gigantesco coltello, perché non so se avete visto bene gli effetti sulla moto, su una caduta banale, praticamente l'anteriore l'ha disintegrato. E lì è andata bene a Davide che la moto è arrivata prima di lui e ha fatto un po' da tappo, impedendogli sia di cadere oltre il guardrail, che c'era un bellissimo canale scolo in cemento che se per sbaglio ti rimaneva dentro una gamba e poi finivi di là ti disintegravi, e poi c'era il dirupo. Finché non lo vedi dal vero che danni può causare, non ti rendi bene conto. E dopo averlo visto ho fatto un paio di giorni a pensare che potrebbe succedere a chiunque di noi in qualunque momento, perché lì andavamo veramente piano. È bastata una scivolata di niente per distruggere la moto e rischiare di farsi veramente male. Se per disgrazia fosse arrivato prima lui contro il palo di sostegno, bene che andava, poteva perdere una gamba o un braccio. Peggio se lo prendeva sulla testa, non so come sarebbe potuto andare a finire. Quindi il fatto è che questi guardrail vanno sostituiti. Alcuni dicevano che il fatto che siano aperti sotto serve per permettere alla neve, quando passano gli spazzaneve, di poter uscire dalla strada. Può anche essere, però ad esempio quel passo d'inverno è chiuso, quello dove Davide è caduto. E come quello, moltissimi altri passi d'inverno sono chiusi e sono aperti solo d'estate. Quindi si potrebbe benissimo pensare di fare una barriera continuativa, il cosiddetto guardrail integrale, senza dover per forza andare a inficiare nell'efficienza degli spazzaneve, che tanto non passano. Sicuramente molto deve essere ancora fatto sulla sicurezza delle strade, però è anche importante che noi andiamo sempre in giro con l'abbigliamento adeguato, perché in moltissimi escono in jeans non pensando che anche una caduta a 30 all'ora ti può rovinare le gambe. Non dico che dovete per forza comprarvi la tuta, però perlomeno dei pantaloni tecnici o dei jeans rinforzati, quelli apposta per andare in moto, già potrebbero fare la differenza. Alla fine il jeans è cotone, se scivolate sull'asfalto tempo 2 secondi di scivolata si aprono, quindi sono fondamentalmente inutili. È un po' come andare in giro in pantaloncini corti. Quindi molto non sta a noi, ma sta allo Stato. E lanciamo un appello che cadrà nel vuoto, però magari se ci uniamo tutti insieme alla fine riusciremo ad ottenere qualcosa. Infatti il 17 novembre c'è una manifestazione a Roma per la sicurezza stradale, però molto sta anche a noi. Quindi mi raccomando ragazzi, mettete sempre le protezioni, più protezioni possibili, anche se d'estate fa caldo, che è meglio sudare che farsi male. Fatta questa premessa, direi che possiamo lasciarvi alla visione della terza e ultima parte del raduno. Buona visione. Ciao fans, la seconda parte dei video dedicati al raduno è iniziata ai piedi del San Marco, dove ho lasciato passare tutti quanti davanti in modo tale da filmarli con la Insta360. A questo punto si è creato un gruppetto di testa che è salito insieme a Luna, che per reggere il passo con il 390 ha dovuto faticare parecchio. Una volta arrivato in cima al San Marco sono riuscito a fare delle riprese con il drone veramente spettacolari, forse le più belle che io sia mai riuscito a fare. Dopo aver fatto atterrare il drone ho provato diverse moto, tra cui un KTM Duke 1290, una MV Augusta rivale e un CBR 600RR. Alla fine del test ride siamo risaliti sulle nostre moto in direzione Vema, ma quando eravamo quasi arrivati purtroppo c'è stato l'incidente di Davide. Ci eravamo lasciati qui poco dopo aver estratto la sua moto dal guardrail ed essere ripartiti in direzione Vema. Vi lascio quindi alla visione della terza ed ultima parte del nostro raduno. Buona visione. Occhio che c'è la sabbia. Sì, ho visto. È stato bravo Manuel a stare a aspettare che arrivasse l'ambulanza. Sì. Occhio che arriva l'ambulanza, l'automedica.
Mi sono sporcato tutti i guanti comunque a tirargli fuori la moto. Vabbè, la li laveremo. Beh, almeno ho fatto qualcosa di utile. Sì, esatto, io non ho fatto un c***o. Gli ho solo chiesto se dovevo chiamare qualcuno. Beh, gli ho dato due bacini sulla guancia. No, mi dispiace, poverino. Vabbè, certo che ci dispiace, cioè, saremmo delle m***e senza cuore se non ci dispiacesse. Anche perché quello con cui ho fatto ironia dicendogli: ah, ma Mr. Satan, è ovvio che mi dispiace. Ti ripeto, anche perché non l'ho visto davanti, ma comunque quando mi sono voltato ho visto la moto. Cioè, all'inizio ho pensato che lui fosse volato oltre il guardrail, perché non ho visto lì nessuno in piedi, cioè sdraiato in terra. Vedi che arrivano i carabinieri. Adesso devono fare le rilevazioni, vedere cosa è successo. Ma dici che devo andare davanti a far strada? Perché alcuni adesso devono andare giù a Morbegno a far benzina. Appunto, non vorrei che li seguono tutti e vanno giù tutti a Morbegno. No, infatti, vai davanti. Fosse facile. Bene, sono tornato davanti a fare la prefila. L'umore è notevolmente peggiorato, perché quando succedono queste cose qua rimani sempre un attimo sconvolto. Si spera sempre che non arrivi mai il proprio turno. Comunque sono le 5 e non mangio da questa mattina alle 8, meno un quarto. Bene fans, siamo arrivati sulla salita di Bema, siamo in ritardo di circa 1 ora e 20, causa incidente. Adesso andiamo su e mangiamo, che abbiamo tutti fame. In realtà è tua mamma che ci ha preparato fuori, non dentro. Vabbè, bello però. Sei a prefila? Sì. Ma la faccia che fanno quando entrano nel tunnel? Già che arrivano quelle con una pista provvisoria, pensano che vanno a fare sterrato. Galleria di Bema, non illuminata, non si vede un c***o, c'è bagnato per terra. La facciamo venire giù la galleria oggi! E adesso iniziano i tornanti. Amore, lascia passare? Sì, chi vuoi. Ecco il tornante infame che mi ha fatto cadere. Cosa? Sto vedendo quel c***o di cosa che c'è su... Il manichino. Sì. Beh, alla fine è uscito il sole. Sanno dove andare. Ah, vedi che bravi ragazzi. Andiamo subito su, facciamo una foto qua. No, dai, andiamo su, che è già tardi. I ragazzi con la Versys devono anche andare. Dov'è che parcheggiamo? Davanti, vai dentro, buttati. Bene fan, siamo arrivati a Bema. Parcheggiate tutti qua. Proverò a fare due riprese col drone anche qua a Bema.
Bene fans, l'aperitivo l'abbiamo fatto, il sole è calato, siamo pronti per tornare verso casa. Ciao. Ripartiamo da Bema col buio, tutto molto bello, tutti con la visiera molto scura, tutti molto al buio. Quindi fans, visto che da qua a casa praticamente sarà tutta al buio e sarà tutta statale, direi che ci teletrasportiamo direttamente a casa. Bene fans, siamo quasi arrivati a casa, adesso facciamo sentire i vicini che siamo arrivati. Esatto, cioè io non faccio capire un... Qua Garona, Garona è in garallamento. È impennata? Mi si è impennata! C'è stata? Sì, sì, ma tanto c***o, non me l'aspettavo. Porca vacca. Oh, proviamo qua, proviamo qua. Giusto per far capire che siamo tornati a casa. Bene fans, siamo arrivati in garage, abbiamo fatto il nostro secondo raduno, in realtà sarebbe il primo raduno serio, perché quello dell'anno scorso era un po'... Vabbè dai, però un raduno. Quello dell'anno scorso era più un girello insieme, più che un raduno. Quello di quest'anno era un raduno vero, con l'aperitivo finale. Abbiamo organizzato una bella roba, erano tutti contenti. Poi abbiamo mangiato gli shot di tua mamma. Ricordiamo l'hotel Gusto di Valtellina Bema, hotel dei genitori di Luna, quindi andateci tutti quanti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e fate iscrivere gli amici che vedranno il video in cui ci siete anche voi. E noi ci vediamo tra due settimane con un nuovo video. Ciao fans! Ciao fans! Salut. Ciao fans! Siamo arrivati a casa, è stata una giornata strafiga, eravamo veramente in tantissimi e ci ha fatto un sacco piacere. Ci dispiace per il ragazzo che è caduto, Mr. Satan. Dai, cosa dovevi dire tu? No, volevo ringraziare tutti perché è stata una bellissima giornata. Eravate in tantissimi, non ce l'aspettavamo. La ringraziamo tutti e speriamo di rivedervi presto.